Stefano Cardinali, la Baldaccia ha vinto contro la Castiglionese per 3-1 in questo match di andata della Coppa Italia di Eccellenza. La sua squadra ha disputato sicuramente un bel primo tempo, anche un gran gol, poi nella ripresa anche complice qualche episodio, la storia del match è cambiata. Sì, credo che la Castiglionese ha fatto un buonissimo primo tempo. E poi sicuramente la situazione del rigore subito inizio ripresa ha cambiato un po' l'inerzia della gara. E chiaramente dare questi vantaggi ad una squadra come la Baldaccio può diventare come è diventato letale, anche perché poi si rischia, compreso tutto, anche i fattori atmosferici, insomma, di perdere distanze e di finire malamente. Però noi siamo un laboratorio, dobbiamo fare tanta di necessità virtù. E niente, continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino adesso, cercando di limitare gli errori che abbiamo fatto e che dobbiamo cercare di non commettere, cercando anche di fare qualcosa in più in fase propositiva. Chiedo anche un'opinione su quello che è il campionato, il girone B dell'Eccellenza toscana. Per adesso sono solo voci, insomma, voci di organici molto competitivi, ci sono tante squadre che sicuramente partono con l'idea di essere protagoniste assolute su questo girone, quindi secondo me sarà un campionato molto più competitivo rispetto a quello dello scorso anno.